Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo, sì, oggi lo faccio per forza, questo video, nuovo video di Into the 4K. Oggi parliamo di come hanno provato a uccidermi con il film tratto dalla serie di videogiochi di Uncharted. Serie di videogiochi, lo sapete che io videogioco, oramai da quando c'era l'Atari 2006 che c'era il... Ecco, da quei tempi lì, serie di Uncharted, una serie che, lo so, a tanti non piace, anche a tanti, come il mio amico Nintendaro, quanti bisticci abbiamo fatto. Vabbè, una serie d'azione, videogioco, videoludica come Uncharted, mi fa emozionare ogni volta. Io ho giocato tutti i capitoli al giorno di uscita, cioè proprio i tempi. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, anche lo spin-off del quarto lo sto rigiocando adesso sulla Play 5, perché col disco vecchio con 10 euro puoi sbloccare la versione pompata 4K, texture migliori, eccetera eccetera, sia di Uncharted che dello spin-off con le due ragazze, che è bello pure quello, e giocatevi pure quello. E al lancio della PS Vita, che io ho la prima PS Vita con lo schermo OLED, non con quello LCD che hanno rifatto dopo, io ho la prima Vita con l'OLED, e mi ero comprato anche lì Uncharted, il videogioco portatile, giocato pure quello. E sono un amante della serie Uncharted, per me come è quello che è, un gioco d'azione, esplorazione, si spara, scene d'azioni più dal 2 in avanti, incredibili, pazzesche, battute, umorismo, si ride, ci si diverte, e con l'ultimo gioco hanno creato la mega avventurona. E come vi sto dicendo, io non sono uno che rigioca i giochi, dopo che ho fatto la prima esperienza, ma sono sempre stato così, pochi giochi li ho rigiocati di nuovo, boom, si passa quella dopo. Uncharted, poco, piano piano, ogni tanto, una volta ogni settimana, ogni due settimane, io la mia oretta all'ultimo Uncharted per la Play 5 me la rifaccio, nonostante io sappia tutto della trama, del gioco, delle location, però perché è proprio un piacere. Con la scusante della nuova grafica pompata della Play 5, mi rigioco Uncharted. Nathan Drake, fantastico, carismatico. Sully, pure lui, ci sono delle scene fantastiche, fa morire da ridere nel gioco, le ambientazioni sono fantastiche, stupende, e vedere tutto buttato nel cesso con il film di Uncharted mi ha proprio preso, proprio alla Dario Argento, no? Inquadratura, close up, Moreno che fa così, coltello, è stata così. Allora, io mi divido in due con questa recensione: la persona che ha giocato il videogioco e la persona che non gioca, non conosce i giochi, guarda solo il film in sé. Allora, chi guarda il film in sé, boh, lo guarda, dice, boh, un'avventurina, c'è il tipo di Spider-Man, c'è Mark Wahlberg che quando vuol far ridere, sa far ridere. Boh, l'avventura inizia, continua, non ha tantissimo ritmo e soprattutto a partire il film a 40 minuti, cioè ci va 40 minuti prima che succeda qualcosa, entrate nel mezzo dell'azione, è tanto parlato, io non capisco perché parlano così tanto in un film di Uncharted, e legandomi anche un po' agli extra, io non riesco a capire, cioè durante la lavorazione dello secondo Spider-Man, Holland stava giocando, lo dice lui, stavo giocando a Uncharted, e poi mi hanno proposto l'idea del film, che doveva essere Mark Wahlberg a interpretare anche Nathan a un certo punto, cioè sto film ha avuto cambi di sceneggiatura, cambi di attori, cambi di regia, una cosa assurda. Diceva, io ho amato i giochi, li ho giocati tutti e stavo giocando a quello mentre facevo Spider-Man, ho cercato anche di riproporre delle mosse nel film, quando si arrampica sulla nave alla fine fa le stesse mosse di Nathan Drake, si arrampica, quello che fa un grande film tratto da un videogioco, che fa l'esatta mossa, non la trama, il coinvolgimento, tutto, no, quello è secondario. E anche il regista, cioè il regista Uncharted, diciamo che è un Indiana Jones moderno, no? È un Indiana Jones moderno, spettacolare al massimo. E sentire anche il regista, regista di Zombieland, Zombieland 2, Gangster Squad, Venom, Venom, e sentirlo dire negli extra che il mio film preferito di tutti i tempi è Indiana Jones.
mi spiace, ma se il tuo film preferito di tutti i tempi è Indiana Jones, non hai capito niente dalla saga di Indiana Jones e per poi fare il film, e o dalla saga dei videogiochi di Uncharted per fare il film. Non avete capito niente, anche in primis lo sceneggiatore, non hai capito niente. Come film a sé si lascia vedere, sufficiente, arrivi alla fine, c'è una scena tratta dal videogioco, quella dell'aereo è tratta dal terzo videogioco, quasi fatta uguale, e boh, lo guardi. Se però hai giocato i giochi, tu guardi il film e l'unica parte che mi ha emozionato, e qua leggero spoiler, non vi dico cosa succede, ma leggero spoiler, iniziano i titoli di testa e poi c'è ancora un pezzettino. In quel pezzettino si ricollega proprio a una scena di un videogioco e entra in gioco Sully, scambio di battute e dici: oh madonna, ma è questo Uncharted, ho dovuto aspettare 1 ora e 40 di film per arrivare a sto punto. Ok, c'è la scena che avete già visto nel trailer con le navi volanti alla fine, che è simpatica, non dico di no, però da amante degli Uncharted, passo falso. Non voglio neanche rovinarlo, perché dietro un film c'è sempre tanto lavoro, no? Però no, non funziona come Uncharted, non funziona. E Tom Holland, che magari in un ipotetico 2 mi diventa più come Nathan Drake, e queste sono le origins di Nathan Drake, no, assolutamente no, assolutamente no. Per me è proprio un passo falso. Se faranno il 2, se... E dato che è prodotto anche dalla Sony, reparto PlayStation, Naughty Dog ha aiutato a fare il tutto, la Naughty Dog, cioè non impegnatevi di più, perché è brutto dire, perché si sono impegnati, c'è un lavoro dietro, mesi di lavorazione, eccetera eccetera, però mi è sembrato proprio di vedere un film, dobbiamo fare il compitino per portarlo a casa, basta, quello mi è sembrato. Almeno a Venom posso dirgli: a me non è piaciuto, boh, è un film più sempliciotto del mondo, cioè sembra uno dei primi Marvel, Daredevil, cioè fatto così. E qua non so che cosa dirgli, perché proprio mi piange il cuore da amante dei giochi di Uncharted, mi piange il cuore. Banderas utilizzato, c'è Banderas, dice 2 o 3 battute, per me Banderas è sempre il gatto con gli stivali, e sentirlo parlare in inglese mi viene sempre in mente il suo doppiaggio anche italiano del gatto, è una gattina cattiva, e per quello mi è piaciuto, ma il resto... Passiamo al video. Master 2K, Dolby Vision, HDR10, un'immagine che... L'ho dovuto rivedere il film, perché dato che non mi è piaciuto il film, subito l'ho classificato. Mi ha fatto cagare l'audio, mi ha fatto cagare il video, cioè mi sono messo lì come un bambino imbronciato. Io non lo guardo più sto film. Ho fatto così. Mi sono messo il giorno dopo, sono stato un altro 40 minuti a sentirmi scene in italiano, a rivedermi certe scene, e sì, la versione spenta è quella 1080p, c'è anche un po' di bending all'inizio quando c'è il logo Sony e tutto, c'è anche un po' di bending, fantastico, e un'immagine digitale, ragazzi, un'immagine digitale come tante altre, non ha una fotografia che spicca per originalità, è la cinepresa buttata lì, non ha uno stile suo, bella la scena come HDR nella discoteca con i vari neon, ma anche la parte finale, solo che quando c'è la CGI, acquisisce una morbidezza in più il video, che non lo so, a me è un'immagine che non è che sia brutta, ma non mi ha colpito da dire: appena arriva uno a casa gli metto il disco e gli faccio vedere Uncharted, perché no, proprio no. Si lascia vedere, questo è stato un giudizio dopo aver rivisto tante scene, perché subito io avevo detto: mi ha fatto cagare, però riguardandola devo dire che dai, è un HDR Dolby Vision fatto benino, però è proprio l'impatto che è, non lo so, unito un po' all'immagine, un po' morbida, anche quando è nitida tende sempre un po' al morbidino, non mi ha fatto impazzire come il film. Ma ve l'ho detto, questa recensione è un po' svogliata, proprio perché sono varie pugnalate, un po' come Giulio Cesare, no? Mi hanno preso sulle scale e mi hanno pugnalato come Giulio Cesare, solo con il Blu-ray 4K, non con il Blu-ray 4K, con il film di Uncharted, proprio mi hanno tirato in testa così. Passando all'audio, l'audio italiano, DTS HD Master Audio 5.1,
come calorosità, come pomposità, molto molto simile al Dolby Atmos, anche se il Dolby Atmos, effetti da sopra, quando, non vi dico il momento esatto, ma girano una chiave, si sblocca un meccanismo, sentite tu-ciu-ciu-ciac, e allora dite, ah, ecco, ho attaccato delle casse al soffitto, ok, adesso le sento, e quando si alzano le navi alla fine, iniziano a scricchiolare tutte le assi di legno da sopra, boom, basta, finito. Gli unici due momenti Atmos sono stati quelli lì distintivi proprio, e il resto del film, anche quello è un mix, dobbiamo fare il compitino e portarlo a casa. La musica si sente bene, è abbastanza pomposa, ma io come mix audio e soprattutto da Sony, da prodotti della Sony, ho sentito di meglio. Non è un Atmos anche quello che quando arriva qualcuno a casa gli faccio sentire quella scena perché spacca, perché è bella, perché mi ha colpito, ma ve lo dico proprio senza pensare al film. Ho sentito solo l'audio di certe scene, si sente veramente bene in italiano, si sente bene, è molto simile come surround all'inglese, certo che con l'espansione di altri canali, due canali aggiuntivi, sono un po' smistati meglio gli effetti surround, ma credetemi che tanto parlato non sentirete la parte finale. C'è una scena di adazione in mezzo, la scena della discoteca, e anche lì nella discoteca speravo un subwoofer più deciso, spaccone, ma così non è stato, e non mi ha colpito tantissimo, ragazzi, ma questo è sempre il mio parere, è sempre solo il mio parere. E passando agli extra, altre pugnalate, perché non posso sentire della gente che parla così, sì, che si dice, si autocompiace del dire abbiamo fatto il miglior prodotto di Uncharted che potevamo fare, perché non è vero, magari vi hanno tagliato il budget, magari dovevate fare questo proprio, non lo so, ma gli extra, ci sono delle scene eliminate totalmente dimenticabili, varie interviste agli attori che durano poco, 5, 4, 6 minuti, proprio così. Sono stato bravo, sì, io ho giocato Uncharted, ah, mi è piaciuta la lavorazione di questo film, non lo so, mi sembra il tutto un compitino da fare e portare a casa, il tutto, anche gli extra. C'è un commento del regista che non voglio neanche sentire, Ruben Fleischer, io non so se sono le sceneggiature, io non so se è colpa sua, non lo so, ma dopo il primo Zombieland, che è stato un brillio di luce, è arrivata Gangster Squad, mezzo fallimento di film, è arrivato il Zombieland 2, che non è, per quanto ti fai due tre risate, un po' l'atmosfera c'è, ma non è assolutamente come il primo capitolo. Venom, conosciamo tutti Venom, per quanto piaccia Venom, non venitemi a dire che è il più bel film di sempre. Ruben, fai altri progetti, cioè secondo me lavorerebbe meno con meno soldi. Con meno soldi, come Zombieland, potrebbe spingere più sull'alchimia tra i personaggi, con meno cose a cui pensare. Questo è il mio parere, ma no, Uncharted bocciato. Come disco, sì, tecnicamente va bene, dai, tecnicamente va bene. Però come film, no, io me lo tengo perché io voglio avere i miei titoli nella mia videoteca, me lo tengo Uncharted, ma sarei contento di rimandarlo indietro. Non è un film che proprio dico me lo devo tenere lì, mi dà peso tenerlo nella videoteca, ma la collezione è quella, bisogna aumentare di più uno i numeri della collezione, quindi lo teniamo. E meno male che non ho speso di più per la Steelbook, e mannaccia, non ho la versione col block notice, porca vacca, non ho il block notice, mi serviva il block notice, ho solo la card, c'è solo la card qua che ha un po' di rilievo, lui, non so se si vede così, un po' di rilievo, no, non si vede. Uncharted, c'è lui in una delle più belle scene del film. Perché? Io lo so, è una parolona, ma dopo tanti anni io preferirei rivedermi il film di Super Mario Bros. Piuttosto mi vorrei rivedere quello, e anzi ho già toccato il Blu-ray estero, quasi me lo prendo. Ma chiudiamo qui questa entusiastica recensione di Into the 4K, questa bellissima pugnalata al cuore, ai polmoni, al pancreas, alla milza, a tutti gli organi vitali del nostro corpo, e noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K. Quindi sayonara a tutti e bye bye. Oh, è caduto, mannaggia.